disabilità di Reggio Emilia. Quindi un minuto. Io parlo per conto di Rete di Strada, che sono 20 associazioni che si occupano di sicurezza stradale, dalle vittime della strada, associazioni consumatori e utenti, vicini urbani, mobility manager, abbiamo i pedoni, associazioni di diritti pedoni, abbiamo le biciclette, FIAB. Ecco, noi vogliamo dire soprattutto questo, che la sicurezza stradale si deve concentrare su tre forti, precisi cardini, tutto il resto che sono opere primarie, tutto il resto è secondario, quindi anche la manutenzione stradale è secondaria, tutto quello che non è primario, che sono la moderazione del traffico, la cultura e la riduzione del traffico. Allora, la cultura abbiamo sentito parlare molto di come coinvolgere, come sensibilizzare. Noi abbiamo una concezione ben precisa, la cultura va diffusa non solamente con i tre mesi che servono per conseguire il titolo di guida, serve una cultura prima del titolo di guida, durante e dopo, una formazione continua. Per quanto riguarda la moderazione del traffico, noi vogliamo che i tutor arrivino anche a livello cittadino. Il tutor è stato l'unico provvedimento che ha avuto un risultato ben preciso, l'unico provvedimento che ha portato alla riduzione vera della mortalità. Gli altri purtroppo non possiamo vantarci di questa riduzione di mortalità, che è dovuta sicuramente non a idonee e mirate politiche di sicurezza stradale, ma alla riduzione degli spostamenti. Ci sono stati milioni e milioni di spostamenti in meno dovuti alla crisi e alla blindatura e alla corazzatura delle automobili. Questo ha portato a minori vittime, ma sempre un tasso di incidentalità, di conflittualità elevatissimo, e ne paghiamo le conseguenze adesso. Quindi la cultura continua, e avremo un convegno il 29 alla Sala Cavour di Roma. La moderazione del traffico, dicevamo, tutor, semafori, non riusciamo ad approvare il regolamento di attuazione per poter rendere efficaci i semafori e sensori di velocità, che sono un congegno importantissimo, sono quelli che avvicinandosi a un semaforo fanno scattare il rosso se la velocità supera i limiti. E poi, sappiamo rispondere a una porta aperta, la riduzione del traffico. Gli interventi di riduzione del traffico sono le alternative al traffico privato. Sa benissimo quanto abbiamo bisogno di incentivare le alternative che sono il trasporto pubblico su rotaia, su forma, a livello extraurbano, a livello urbano soprattutto. Io non mi voglio prolungare, però vorrei dirvi appunto che se vogliamo parlare di sicurezza stradale, parliamo con chi si occupa di sicurezza stradale. Grazie.